I giocatori del Milan e del Brescia che indossano le maglie dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, un'iniziativa che ha mobilitato tutti gli stadi di Serie A e B. Come avete già visto sulle maglie la scritta un gol per la ricerca. Vediamo i due capitani Maldini e Neri con l'arbitro Farina, ora la sintesi dell'incontro montata da Mauro Gandiani. Albertini al terzo cerca di sorprendere Zunico, Leonardo sulla sinistra, dentro per Wea, molto bravo in anticipo il portiere del Brescia. Sesto minuto, Groviglio a centrocampo, Kluivert perde palla, ma Banin, guardate, serve involontariamente Ba. Il francese mette in mezzo per Leonardo, sinistro al volo, d'esterno e palla nell'angolo. Primo gol in campionato per il brasiliano Leonardo, 1-0 per il Milan. Rivediamo questa conclusione, a dire il vero sporca il pallone che accarezza il palo e va in rete. L'esultanza dei milanisti, preoccupato invece Paolo Ferrario che sostituisce sulla panchina del Brescia Materazzi operato da appendicite. Ferrario sulla destra. Potrebbe pareggiare il Brescia al decimo, torre di Neri per Hübner, prodezza di Taibi. Da un'altra inquadratura, Hübner in scivolata, Taibi in tuffo. Quindicesimo, brutto retropassaggio di De Paola, scatta Wea ma è veloce in uscita anche Zunico. Capello in versione direttore d'orchestra, il Milan esegue gli ordini con una fantastica azione di Ba. Seguiamola. Il 24enne d'origini senegalesi in velocità fa fuori Banin, Kozminski, serve Leonardo per il 2-0. Milan 2, Brescia 0 al 24esimo del primo tempo. Doppietta di Leonardo, doppio assist di Ba. Rivediamo il tunnel ai danni di Binz, la rete di Leonardo. L'abbraccio fra i due. Wea molto mobile quest'oggi, ha di fronte Binz e Savino, arriva tu per tu con Zunico, chiude bene il portiere. Si riporta in avanti il Brescia, Hübner, c'è un varco davanti a lui, il suo tiro fuori di un metro. Sta per finire il primo tempo, contropiede di Neri, carambola sfortunata su Zig, va al tiro Neri, Taibi intercetta, ma non può niente sulla ribattuta di Hübner. Settima rete stagionale per Dario Hübner. Milan 2, Brescia 1. L'intervento di Hübner, la conclusione vincente. Nel primo tempo si chiude con un'ammonizione a Kluivert, anche oggi l'olandese non ha brillato. Le immagini si riferiscono al secondo tempo, una ripresa avara di emozioni, Wea ci prova dalla distanza, si distende Zunico. Anderson al posto di Kluivert in campo. George Wea ancora lui, colpo di testa centrale, un'ultima azione, Ba migliore in campo, dentro per Anderson che non aggancia. Il Milan torna a vincere a San Siro dopo... Esce dalla Coppa Italia dopo aver accarezzato a lungo il sogno di approdare ai quarti di finale.